Ciao, io sono Johnny95 e oggi siamo sul tredicesimo episodio di Rise of Kingdom. Sono passati 12-13 episodi e stiamo facendo, continuando i nostri progressi. Abbiamo passato di gran lunga il milione di potenza, che era uno dei nostri due obiettivi per finire la serie, che ci siamo posti appunto degli obiettivi per dare un traguardo alla serie, per non farla andare fino all'infinito, cioè dare un obiettivo. E il secondo obiettivo è arrivare al municipio 25. Adesso vi faccio vedere che ho municipio livello 14. Sto portando su il magazzino al 14. Ho sbloccato la terza miniera, che l'ho portata fino al 7. Ora la livelliamo all'8, ma anche lei dovrà arrivare al 13 e dopo portare tutta a 14. Perché come sapete che ogni livello di municipio c'è un livello per ogni edificio, per essere tutto pari e a posto. Poi nel laboratorio, nell'accademia, ho fatto progressi con le ricerche. Infatti adesso ho lo scalpello, la scrittura e il laboratorio di metalli al massimo 5. Poi ho portato carretto da mano al 3, massimo per livello 13, per l'Accademia livello 13. La struttura multistrato l'ho portata fino a 2, ora la portiamo al 3. E poi farò quella lì sotto che è estrazione da giacimento, che poi sarà da fare. Chiediamo aiuto, così intanto ci danno aiuto e ci accorciano i tempi. Poi adesso andiamo a fare la spedizione, ma prima di fare la spedizione vi faccio vedere quante chiavi abbiamo. Quante chiavi? Faccio vedere, perché io le chiavi le tengo per voi. Guardate qua, ho 38 chiavi d'argento, 53 d'oro e 43 di cristallo. Quelle di cristallo ancora non possiamo utilizzarle perché serve il livello di municipio giusto. Ma per le chiavi d'oro possiamo aprirle, quindi va bene. Cioè, facciamo argento e dorate. Come sempre per ora. Adesso andiamo nella campagna, andiamo nella spedizione, che sono rimasto appunto al livello 4 la scorsa volta, quindi andiamo ad affrontare il nemico. Una vittoria facile. Abbiamo il centurione, il lanciatore di draghi e l'altro che non mi ricordo come si chiama, ma va bene. Iniziamo. Dobbiamo attraversare il ponte. Vai. Attraversiamo il ponte. Vai, attraversa il ponte. Ok, cioè, si mette un po', lagga un pochino secondo me. Ok, sconfitto. Sconfitto. Andiamo verso il terzo. E l'abbiamo sconfitto. Tre stelle. Ok, adesso facciamo il livello 5, sfida. Contro un comandante epico questa volta. Sconfiggio bersaglio, perdi meno del 50% di unità. Tutti i comandanti sono sopravvissuti. Inizio. Vai, vediamo. Attacchiamolo. Attacchiamolo quello là. Pensa di poter vincere, ma con solo 3500 di potenza la vinciamo noi, secondo me. E infatti. E abbiamo vinto. Era una bandiera viola questa, era più difficile, si vede. Vabbè, facciamo il 6. Si vede che ogni 5 c'è un grado di difficoltà maggiore. Allora, 60 secondi come prima. Tre comandanti rari. Vediamo. Andiamo in mezzo. Vediamo che sfidiamo tutte e tre. Tanto non hanno speranza. Continuiamo. Siamo troppo forti. Guarda qua. E uno è andato. Due è andato. Tre è andato. Perfetto. Tre stelle. Adesso facciamo il livello 7.
Ok, andiamo in mezzo. Poi dopo, mentre vi apro i bauli, vi dico una cosa importante, perché questa sarà una cosa che ascolteranno solo quelli che saranno più bravi come iscritti, perché guarderanno tutto il video. Qua, perfetto. E abbiamo già vinto. Ci fermiamo a 7. La prossima volta faremo dall'8 e andremo avanti. Così organizziamo appunto l'avventura e così vi porto un gameplay diverso rispetto ai primi gameplay della serie. Perché i primi erano qua che combattevo qua nella mappa normale. Adesso nella spedizione andrà meglio. Vabbè, secondo me ho sbloccato qualcosa. Sì, ho sbloccato Costanza. Quindi richiamiamo questo nuovo eroe, Costanza. Perfetto. Era l'ultimo raro che dovevo sbloccare. Dopo abbiamo tutti gli altri, li abbiamo tutti, quindi va bene così. Adesso andiamo come al solito nella taverna, qua, e abbiamo un sacco di chiavi da aprire. Abbiamo un sacco di chiavi. Le voglio aprire una alla volta e poi quelle che rimangono le apriamo la prossima volta. Come vi ho fatto nello scorso video, che vi ho tenuto un po' di chiavi. Ok, 24. Vediamo se riusciamo a trovare tutti i lancieri dei draghi. E a potenziare. 26! E a potenziare. E a potenziare al massimo, le abilità al massimo. Il livello di esperienza invece servirà ancora un bel po' di roba per potenziarlo. Custode della città. Ok. Marius Lancillotto, andiamo avanti. Cioè, vedete questi chest opening? Cioè, io ve li sto tenendo apposta per voi. Ma sembra che la maggior parte di voi iscritti, non freghi il fatto che io vi carichi i video per seguirli, per continuare a seguire le serie che vi sto portando. Però mi state dicendo che io sono perfetto, che vado bene così, che non ho niente da migliorare. Siete voi. Mi avete proprio detto voi che siete voi il problema. Che non guardate i video. E io non so che fare, perché io vorrei portare questa cosa come. Vorrei utilizzarlo come lavoro, possiamo dirlo, no? Come fonte di guadagno. Però. Dato che voi non vi impegnate, io sono costretto a fare altro, a trovarmi un lavoro diverso e a portare avanti la mia vita in modo diverso. Quindi se vedete che usciranno meno video in certi giorni è perché non sono riuscito a caricarvelo. Non ce l'ho fatta a portarvi i video. Adesso è sorto anche un problema su Minecraft, quindi adesso per chi è arrivato fino a questo punto del video, continua a seguire il video, che adesso vi farò una domanda riguardo a Minecraft, perché ho un dubbio e non so come risolverlo, perché si è creato un problema. Però prima volevo dirvi questa cosa, che mentre apriamo tutti questi forzieri qua, vi parlo di cose importanti, di cose che potrebbero essere importanti per il canale. E quindi c'è bisogno di chiederlo, di porvi queste cose. Allora, praticamente io sto cercando continuamente di caricarvi video su video ogni giorno. Per portarvi contenuti che vi possano interessare, che vi possano far divertire, intrattenere, passare un po' di tempo, non lo so. Io sto cercando comunque di dare una... avere un certo ritmo per portarvi tutti questi video, perché devo incastrare uno con l'altro e le varie serie, i vari contenuti. Ci mancano due lancieri draghi, se li troviamo possiamo portarlo al massimo. Ok. E quindi a me dispiace un po' questa cosa che voi non guardiate molti video, perché siete più di 1400. In 1400, cioè io mi aspetterei che almeno 100 di voi li guardassero almeno a video, e così avrei un modo per andare avanti. Ma così non è. Oh, ne manca uno, ne manca uno.
Allora, fa vedere. Non è uscito. Apriamo quelle dorate. Pernatus sum, sed destinatum est mi amplissimam gloriam consequi. Matilde! Ho trovato Matilde, un altro epico. Buono. Ok, siamo rimasti a 50 chiavi dorate. Queste le teniamo per il prossimo video. Magari il prossimo video vi schippo le chiavi d'argento e vi apro direttamente quelle dorate. Non lo so, adesso vediamo. Intanto abbiamo altre dorate che le teniamo per il prossimo video, così abbiamo dei contenuti da portare sul canale. Comunque, adesso. Ok, adesso voglio farlo insieme a voi. Voglio andare nel comandanti e andare nell'abilità e potenziare. No, anzi, lo teniamo per il prossimo video. No, no, facciamo adesso, facciamo adesso. Direi di usare una di queste sculture, una per darla al lanciere draghi, così lui arriva al massimo e lo potenziamo al grado 5. Ecco lì, perfetto. Così ha tutte le abilità al 5, così lui ha con le abilità al massimo. Ok, abbiamo il nostro primo comandante, il primo intendo quello più livellato, quello che abbiamo portato più avanti, con le abilità al massimo. Quindi meglio di così. I talenti, vabbè, sono riuscito, adesso faccio vedere, sono riuscito ad arrivare fino all'ultimo della zona rossa e devo portare su questa abilità qua di altri 3 livelli, poi dopo non so dove scaricare gli altri punti. Va bene. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi dico adesso, faccio una domanda, così vediamo chi guarda tutto il video, chi è più attivo, chi mi ascolta, che è più attento. Io ho un problema su Minecraft. Praticamente Minecraft, il mondo mio principale dove riporto i video e la serie avanti, quando lo apro il gioco mi dice errore e si chiude l'applicazione. Quindi fatemi sapere cosa dovrei fare. Devo aspettare che magari sistemano il problema? Oppure è un problema che comunque c'è, hanno anche altri che si può risolvere? Oppure devo aprire un nuovo mondo e cominciamo la serie su un nuovo mondo? Fatemelo sapere con un bel commento. E io aspetto la vostra decisione. Io vi invito a lasciare un bel like, un commento per darmi la vostra valutazione. Iscrivetevi al canale se nuovi e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto!